portata in aula al Parlamento, alla Camera, e così come oggi in questa sede noi ci riteniamo difesa importante e fondamentale per la nostra Costituzione e per il futuro di questa nazione. Oltre chiaramente a queste colpe ve ne è una ancora grave, così grave che deve essere appunto espressa all'interno dell'impeachment, che è il desiderio, che è l'indebito e improprio atto da parte del Presidente di aver convocato il 24 ottobre del 2013 nel luogo del Senato nella volontà di poter apportare delle modifiche ed una riforma della legge elettorale. Ha convocato non il Parlamento intero, non ha voluto convocare tutte le forze politiche, ma ha deciso di sua pura volontà di convocarne soltanto alcune, quelle che facevano parte della maggioranza da lui voluta, di quell'inciuccio che si è venuto a creare all'interno del governo tra quel momento il PDL, il PD e Scelta Civica. E per questo motivo lui ha convocato i presidenti del Senato di Scelta Civica, ha convocato il presidente del PDL, ha convocato il presidente del Senato del PD insieme al ministro per i rapporti con il Parlamento, al ministro delle riforme e al presidente della prima commissione. Ecco, non ha voluto far partecipare, oltre al fatto che questa è una materia parlamentare e quindi deve essere per l'appunto lavorata all'interno del Parlamento. Lui invece ha voluto sollecitare e convocare per una nuova legge elettorale soltanto queste forze politiche. Ecco, ha lasciato fuori non soltanto la rappresentanza del Movimento 5 Stelle, ma non ha fatto partecipare quasi 9 milioni di elettori a questa sua riunione, a questa sua volontà di poter intromettersi all'interno dei lavori parlamentari. Ecco, per tutti questi motivi, appunto per la riforma della Costituzione, in cui c'è una profonda intromissione, in cui non è stato assolutamente garante in nessuna maniera, d'accordo, e per questa altra sua volontà di andare a convocare esclusivamente poche forze politiche, solo quelle che lui voleva, solo quelle del grande inciuccio che oggi c'è in questo Paese, per tutti questi motivi noi chiediamo lo stato d'accusa nei confronti del Presidente Napolitano, chiediamo per l'appunto l'impeachment. E passo la parola a... Interviene la Paola Taverna. Sì, grazie, buongiorno. Un'altra categoria degli atti compiuti dal Presidente Napolitano che a nostro avviso rappresentano delle gravissime violazioni del dettato costituzionale riguarda l'esercizio anomalo, per non dire l'abuso, del potere di grazia e di commutazione della pena. La grazia, come sapete, è disciplinata dalla nostra Costituzione all'articolo 87 e nel tempo è stata sempre più delimitata in modo stringente da parte della Corte Costituzionale. E nel senso moderno è intesa come un perdono accordato per ragioni umanitarie. Se facciamo memoria di quelle che sono state le ragioni umanitarie considerate dal nostro Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, la nostra memoria corre alla commutazione di pena in favore di Sallusti. Con un tocco di bacchetta presidenziale, 14 mesi di condanna di carcere per diffamazione sono stati trasformati in 15.000 euro di multa. E a detta del Presidente Napolitano, e leggo, tutto ciò è stato fatto al fine di favorire una riflessione su una disciplina più equilibrata ed efficace del reato di diffamazione a mezzo stampa. A noi sembra che la situazione sia totalmente un paradosso, perché da un lato avevamo un magistrato diffamato a mezzo stampa secondo una sentenza passata in giudicato e dall'altro c'era un direttore del giornale recidivo proprio per diffamazione, il quale consapevolmente evade dagli arresti domiciliari per farsi arrestare e montare uno scandalo mediatico. Allora, un presidente che siede sul colle più alto della Repubblica, che dovrebbe esercitare il ruolo di rappresentante dell'unità nazionale e di garante della Costituzione, un presidente che è anche il presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e che dovrebbe tutelare l'indipendenza e l'onorabilità dell'ordine che presiede,
Un presidente che invece interviene giustificando e perdonando un offensore intenzionale, un condannato che non ha scontato neppure un minuto di pena e che per giunta non è affatto pentito del reato commesso. Crediamo che ogni commento su questa vicenda sia superfluo e non vorremmo dover parlare delle strane vicende che si sono sviluppate sul caso del sequestro di Abu Omar e della grazia concessa al colonnello degli USA Joseph Romano. Se andassimo a scavare bene le giustificazioni di quel perdono, ci potrebbe persino balenare il dubbio che sia stato commesso un altro reato presidenziale, ovvero l'alto tradimento. D'altronde Giorgio Napolitano, signori, lo vogliamo ricordare, fu il primo dirigente di un grande partito comunista ad essere accolto trionfalmente negli Stati Uniti e viene da chiedersi che cosa non sarebbe disposto a fare pur di non incrinare questi rapporti personali tanto consolidati nel tempo. Allora, questi esempi di concessione della grazia, così come vengono reinterpretati dal presidente Napolitano, ci fanno avvertire un pochino la sensazione sgradevolissima che più di un provvedimento e di equità a fini umanitari si rivolga un po' alla grazia che veniva data un tempo, un'indulgenza, signori, una clemenza, rimessa all'esclusiva valutazione di opportunità del sovrano. Ebbene sì, è un atto autoritativo tipico delle monarchie assolute, quelle monarchie in cui tutti i poteri sono concentrati nelle mani appunto del sovrano, che si pone al di sopra di essi e addirittura al di sopra del potere giudiziario. Allora, per questo non dobbiamo sorprenderci se il governo e il presidente sono tanto indulgenti e protettivi nei confronti del ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri. In fondo il ministro non fa altro che ricalcare quelle che sono le orme del suo augusto protettore. E i casi umanitari, gli occhi di riguardo e le grazie si ottengono non per necessità ma per telefono. Il problema è che in Italia non tutti hanno la fortuna di avere i numeri giusti. Guai poi se qualcuno si è permesso di sollevare pubblicamente il dubbio che vi possano essere dei favoritismi di Stato a vantaggio di pochi. E non so se vi ricordate l'idea di grazia a Berlusconi e la presentazione dell'amnistia a orologeria. Beh, solamente aver insinuato che quelle due cose potessero in qualche maniera essere connesse attirò nei nostri confronti le ire dell'inquilino del Quirinale, che ci etichettò come il movimento al quale non frega nulla della gente. Noi siamo qui oggi proprio per dimostrare che invece a noi interessa molto della gente. Ci dispiace che purtroppo il nostro tempo sia costantemente occupato da altre persone delle quali oggettivamente non vorremmo interessarci. Vorremmo anche poter dimenticare l'ingerenza da parte del Presidente della Repubblica, che ha fatto in modo di salvare il PD e il PDL, che ricordiamo governano insieme ormai da tempo immemore, quando ha salvato il pregiudicato Berlusconi inserendo al suo posto un governo tecnico che doveva fare una serie di cose scomode. In quel momento il signor Berlusconi avrebbe avuto palese il suo declino politico, ma è stato ben congegnato da parte del Presidente della Repubblica la possibilità di accordare un anno dove l'Italia, grazie al governo Monti, è stata distrutta, ed è un anno che ha concesso a Berlusconi di rifarsi una nuova verginità. E siamo costretti a ricordare anche qualcos'altro. È vero che la Costituzione italiana non impedisce che ci sia un secondo mandato presidenziale, noi questo lo sappiamo, come sappiamo che lo spirito stesso della Costituzione invece va in altra direzione. Signore, 7 anni sono un arco lunghissimo di tempo e ci sono stati altri presidenti che hanno fatto scelte differenti. Io vorrei citare le parole del presidente Ciampi: confermo la mia non disponibilità a candidarmi per un secondo mandato. Nessuno dei precedenti 9 presidenti della Repubblica è stato rieletto. Ritengo che questa sia divenuta una consuetudine significativa. È bene non infrangerla. A mio avviso, il rinnovo di un mandato lungo, qual è quello settennale, mal si confà alle caratteristiche proprie della forma repubblicana del nostro Stato. Peccato che il presidente Napolitano non abbia seguito questo consiglio e che sia ben lontano da quell'onorevole Giorgio Napolitano che rinfacciava al suo predecessore Cossiga di aver, parole del presidente Napolitano, totalmente smarrito il senso della misura del Quirinale.
Beh, signori, a me viene da fare una battuta. Bentornati ai tempi di Luigi XIV. Non spetta a noi affermarlo, ma qualche dubbio ci viene. Sul regno del celebre sovrano non calava mai il sole. Su questa monarchia presidenziale continuano a calare invece delle ombre sempre più inquietanti. E vi ringrazio. Lascio la parola ai colleghi. Interviene Vito Crimi. Un altro elemento dello stato di accusa al presidente Napolitano è l'espropriazione della funzione legislativa del Parlamento e l'abuso della decretazione d'urgenza. Vi chiederete cosa c'entra il presidente Napolitano. C'entra nella responsabilità della promulgazione, senza battere ciglio, di decreti che hanno di fatto espropriato il Parlamento della funzione legislativa. La nostra Costituzione stabilisce una forma di governo parlamentare che si sostanzia in un saldo rapporto tra le Camere e il Governo e individua delle dinamiche ben precise. Il predominio legislativo da parte del Governo attraverso decreti legge promulgati dal Presidente della Repubblica, come dicevo, senza alcuna rimessione alle Camere, viola presentemente gli articoli 70 e 77 della Costituzione. In particolare, ci sono stati dei decreti legge che sono stati significativi. Uno su tutti ricordo il lodo Alfano, legittimo impedimento, o l'indulto, il decreto Mastella per distruggere i dossier della Security Telecom, l'ordinamento giudiziario Mastella-Castelli, legge Salva Pollari ed altri, pacchetto sicurezza Maroni ed altri provvedimenti, per non parlare degli ultimi, quelli dell'ultima legislatura, decreti che contenevano all'interno, nascosti, utilizzando come cavallo di Troia provvedimenti come quello dell'IMU, ieri nasconde invece una ripatrimonializzazione della Banca d'Italia, quindi un regalo alle banche, oppure quello sul femminicidio che all'interno nascondeva altre norme come per esempio l'inasprimento delle sanzioni nei confronti di chi danneggia cantieri di opere strategiche, qui l'attività contro la TAV o il condono alle slot machine, tutti nascosti nelle pieghe di decreti. E mai c'è stata un'azione da parte del Presidente della Repubblica a fermare questa modalità di legislazione. E quindi la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica di questi provvedimenti risulta tra l'altro in contrasto con una nota sentenza della Corte Costituzionale, la 360 del 96, che ha rilevato come il decreto legge reiterato, per il fatto di riprodurre nel suo complesso in singole disposizioni il contenuto di un decreto legge non convertito, senza introdurre variazioni sostanziali, lede la previsione costituzionale sotto più profili. E ricordiamo quindi l'ultimo decreto, per esempio quello che conteneva Salva Roma, che è stato ritirato dal governo all'ultimo momento per impedirne la decadenza, grazie all'attività di opposizione e di costruzionismo fatta dai nostri colleghi alla Camera, ed è stato reiterato all'interno di un altro decreto. E quindi qui altra violazione dei principi costituzionali. Questo è uno degli altri elementi che ci portano a sostenere che il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, non è più il garante della Costituzione e ha di fatto consentito, agevolato, facilitato una modifica del nostro ordinamento costituzionale. Interviene e conclude il capogruppo al Senato, Maurizio Santangelo. Buongiorno a tutti. Un altro punto fondamentale del nostro atto per la richiesta di messa e stato di accusa nei confronti del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, è sicuramente l'ingerenza che ha avuto nei confronti della magistratura e in particolar modo nei confronti della Procura della Repubblica di Palermo. Tre sono gli episodi chiave che abbiamo individuato. Il primo nei confronti della Corte di Cassazione. Il secondo nei confronti della Corte Costituzionale. Il terzo, l'aver rifiutato di testimoniare presso la Corte d'Assise di Palermo. Andiamo per ordine. In data 4 aprile 2012, il Presidente della Repubblica, attraverso il suo segretario generale,
con una lettera comunica chiarimenti sulla configurabilità penale della condotta di taluni esponenti politici, chiedendo contemporaneamente una visione univoca a tre procure, la procura di Firenze, di Palermo e di Caltanissetta. Il secondo punto. Il Presidente della Repubblica chiede un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale nei confronti della Repubblica di Palermo. Signori, stiamo parlando della distruzione di 4 intercettazioni telefoniche che riguardano uno dei passaggi più bui della nostra Repubblica, la trattativa tra Stato e mafia. Giorgio Napolitano, attraverso quest'atto, ha coperto comportamenti di altri componenti e istituzioni della Repubblica come Mancino. Infine, ma non per ultimo, quello di essersi sottratto alla testimonianza nei confronti della Corte d'Assise di Palermo. Credo che al di là di qualsiasi obbligo da parte del Presidente della Repubblica sia un dovere morale nei confronti di tutti i cittadini italiani, doveva essere un obbligo morale nei confronti di tutti noi cittadini italiani porre chiarezza. Invece, con questo comportamento il Presidente della Repubblica ha lasciato una macchia indelebile sulla figura più importante della nostra Repubblica. Pertanto, per questi motivi che ho appena esposto, per i motivi che precedentemente i miei colleghi hanno esposto, riteniamo che il Presidente della Repubblica non sta svolgendo dunque il suo mandato in armonia con i compiti e le funzioni assegnategli dalla Costituzione e rinvenibili nei suoi supremi principi. Ricordiamoci, atti e fatti, atti e fatti. Pertanto oggi abbiamo presentato la denuncia per la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica Italiana. Grazie. Allora partiamo con le domande, a breve vi consegneremo l'atto, le fotocopie dell'atto. Partiamo con col Corriere della Sera, Alessandro Trocino. Un attimo che arriva il microfono. Ecco. Sì, buongiorno. Volevo sapere se l'Assemblea dei 5 Stelle... Non è aperto il microfono, un secondo perché... Sì, adesso sì. Volevo sapere se l'Assemblea dei 5 Stelle ha discusso e votato questa decisione, qual è stato l'esito del voto e perché la rete non ha sottoposto questa decisione al voto della rete come è stato fatto per altre materie. Chi vuole rispondere? Sant'Angelo. Sì, ritengo che per i motivi che abbiamo esposto prima, il Movimento 5 Stelle concordi nella motivazione e su quest'atto. Ieri vi ricordo che è partito un sondaggio online nella quale abbiamo chiesto ai nostri iscritti qual era il motivo principale per cui chiedere l'impeachment nei confronti del Presidente della Repubblica. Invito anche tutti voi media a fare altrettanto, chiedete ai cittadini italiani se quest'atto è opportuno o meno, se si sentono tutelati da questo Presidente della Repubblica, se questo Presidente è garante di tutti i cittadini italiani o se no, se è garante esclusivamente di questo sistema. Marvin Ceccato, Agi. Un attimo il microfono.
Salve, volevo chiedervi quale sarà adesso la procedura per portare avanti questa vostra richiesta e se cercherete di convincere anche le altre forze politiche incontrandole magari. Vito Crimi. Esiste un comitato parlamentare per lo stato d'accusa, per i procedimenti di accusa, che è composto dalle giunte per le prerogative parlamentari riunite della Camera e del Senato. Dovranno essere convocate dal presidente di questo comitato, che per principio dell'alternanza quest'anno, questa legislatura, tocca al presidente La Russa, della giunta per le autorizzazioni a procedere, no, per le prerogative parlamentari della Camera, unitamente alla giunta per le elezioni e prerogative parlamentari del Senato. Entro 10 giorni dovrà essere convocata, valuterà se ci sono gli estremi per procedere e quindi potrà questo comitato deciderà se procedere con le indagini, quindi la messa in stato d'accusa, oppure archiviare. In ogni caso, da quella decisione poi ci sono altri passaggi successivi. C'è un regolamento molto dettagliato su come si svolge questa procedura e fa riferimento in particolare all'articolo 12 della legge costituzionale del 53, la numero 1, come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale numero 1, 1989. Quindi vi invito anche ad utilizzare questi riferimenti per trovare i dettagli. È una regolamentazione complessa, ha un iter ben preciso, proprio data la gravità delle accuse che vengono avanzate. Sì, Vito, scusatemi, aggiungo anche un passaggio, perché abbiamo depositato stamattina alle 9.30 l'atto. Il primo passaggio è già avvenuto. Il presidente Grasso ha già comunicato il nostro atto al presidente della Camera Boldrini. Quindi il passaggio è già avvenuto. Interviene per la 7 Servizio Pubblico Giulia Innocenzi. Avete alzato il muro contro muro in questi giorni, però sul vostro ostruzionismo è stata messa la tagliola, sul vostro no a Renzi per la legge elettorale. Renzi poi si è rivolto a Berlusconi, adesso sembra che l'accordo sia concluso e adesso con l'impeachment a Napolitano rischiate ancora di più l'isolamento, perché Zanda ha detto che questa è l'ennesima farsa di Grillo e siete alla ricerca di visibilità. Continuerete su questa strada del muro contro muro o pensate che magari sedervi al tavolo con le altre forze politiche possa farvi ottenere dei risultati concreti? Paola Taverna. Questo non è un muro contro muro, è un tentativo di un gruppo di cittadini all'interno delle istituzioni di affermare una democrazia che le istituzioni stesse, che vogliono fingersi di rappresentare, stanno affossando. Noi siamo testimoni ogni giorno del dissennato programma e ora temiamo, viste anche le motivazioni che abbiamo dato per procedere con la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica Napolitano, di far capire ai cittadini che qui ci stanno rubando la democrazia. L'atto espletato ieri dal Presidente della Camera, signori, è vergognoso. C'erano 160 interventi, è stata fatta un'azione di forza da parte di esponenti delle istituzioni che dovrebbero garantire e credere nelle istituzioni stesse che rappresentano, per regalare 7 miliardi e mezzo alle banche. Allora io voglio dire, un paese come il nostro, completamente distrutto dal punto di vista economico, come può tollerare che 7 miliardi e mezzo di soldi pubblici, Banca Italia, soldi pubblici, vengano destinati invece che all'economia reale, alle banche? Noi abbiamo portato testimonianza di comportamenti da parte del presidente Napolitano, ricordiamoci, eletto in maniera totalmente fuori dalle consuetudini, con un accordo tra PD e PDL per garantire due partiti di maggioranza che stanno cercando con l'attuale legge elettorale, ulteriore porcata, concedetemi il termine, di mantenere uno status quo che non esiste più. Il Movimento 5 Stelle è l'espressione più grande e più importante di democrazia che questo paese deve sfruttare a proprio vantaggio. Siamo ogni giorno a un passo
da diventare una monarchia, fa atti da monarca. Noi siamo una Repubblica parlamentare e vogliamo che il Parlamento si riprenda il proprio ruolo fondamentale e centrale all'interno di questo Paese. Muro contro muro, sì. Posso rispondere anch'io su questa cosa? Sì, prego. Che io devo dire la verità. Ieri a un certo punto pensavo che il Presidente Boldrini potesse fare un passo indietro in questa procedura di volontà di applicare una tagliola, un qualcosa che non era stato mai messo. Ho avuto qualche momento in cui credevo che la dignità di una persona, che il ruolo di garante del Parlamento fosse al centro dell'attenzione della vita politica di questo Paese e che le pressioni esterne, le pressioni dovute ad un governo, dovute al Ministro Franceschini che rappresenta nella conferenza del capigruppi, della maggioranza, di Letta, di Renzi, delle tante pressioni esterne che possono subire i presidenti delle Camere, fosse gestibile, fosse andasse ad essere minore della forza di volontà di un presidente di mantenere la garanzia per la quale la sua figura è dal punto di vista istituzionale presidente di una Camera. Io mi sono accorto che all'interno del Parlamento non vi sono queste figure, non vi è nessuna figura. Dal punto di vista istituzionale io posso ricordare un presidente della Camera che ha avuto il coraggio di dire no ad un decreto che aumentava dell'indennità. Questo Presidente della Camera, che io ho nel cuore, che noi tutti del Movimento 5 Stelle abbiamo nel cuore, si chiama Sandro Pertini ed era disposto a dimettersi nei confronti di un decreto, che era contro al nostro Paese, contro la volontà dei cittadini. Ieri, per lo stesso motivo, non si parlava di indennità dei parlamentari, ma si parlava di Banca d'Italia e si parlava di sovranità del nostro Paese. Hanno voluto svendere per l'ennesima volta, dietro a chissà quali accordi sotterranei nei confronti dell'Europa o tra la maggioranza o vincoli sulla legge elettorale, non sappiamo cosa, hanno voluto svendere il nostro Paese. Noi siamo andati fino in fondo, è entrata dopo in assemblea, in aula e con un blitz, perché noi parliamo solo di un blitz, un momento in cui una persona apre una votazione, chiude una votazione e se ne va, non ha detto nemmeno le cause per cui, le motivazioni che potevano essere al centro della sua scelta e se n'è andata. Ma di fronte a questi soprusi, ma non soprusi di fronte al Movimento 5 Stelle, noi siamo dei parlamentari, siamo cittadini che siamo prestati alla vita politica e torneremo a fare quello che facevamo prima. Noi di fronte a una situazione del genere siamo soltanto dei rappresentanti di quei 9 milioni di cittadini che hanno voluto votare il Movimento 5 Stelle, che ogni giorno hanno scritto sulle nostre social, sulle nostre pagine, con lettere, cartacee, scritte a mano, come una volta, non soltanto mail, hanno voluto mettere in chiaro la volontà di appoggiarci in questa scelta. Ecco perché noi troviamo la forza di andare avanti, la forza di entrare questa mattina, di ieri sera, di bloccare i lavori sulla legge elettorale, e questa mattina invece il Presidente Sisto ha voluto entrare con un altro blitz, un'altra tagliola ancora una volta, questa volta in commissione, ha deciso di rendere i tempi cortissimi e di votare il mandato al relatore in pochissimi secondi, non verificando nemmeno se c'era un numero legale, se c'era un numero delle persone, chi ha votato cosa. Fanno quello che vogliono, ma che rispetto meritano? Meritano forse il nostro rispetto, la nostra volontà di essere vicini ai cittadini? Ma di chi? Ma chi sono questi? Ma cosa vogliono da noi? Ecco perché noi in ogni momento, con la piena volontà, siamo qui oggi, nei confronti del Presidente della Camera ieri. Noi abbiamo soltanto un unico pensiero, ed è il pensiero del bene del Paese. Loro cercheranno in qualsiasi maniera, nascondendosi dietro a piccole situazioni, ma noi abbiamo un'unica grande volontà di fare il bene in questo Paese, e ogni giorno è l'unico principio per cui ci alziamo la mattina e andiamo all'interno delle sedi. Roberta Ferrari per Agorà, Rai 3. Sì, proprio pochi minuti fa alla Camera si registra nuovamente alta tensione, Movimento 5 Stelle e PD quasi sono giunti alle mani, ci risulta di fronte alla sala stampa, sono volate parole grosse. Voi ieri avete detto sarà guerra dentro e fuori l'aula. Che cosa intendete per guerra e qual è il limite che vi ponete a questo punto? Guardi, la nostra è semplicemente in questo momento una forte protesta
se questa la potete chiamare guerra, noi utilizzeremo tutti i metodi democratici e di non violenza, e ripeto di non violenza, che ci sono permessi. Le uniche persone che utilizzano violenza, le abbiamo viste ieri in aula, una persona in particolare, ed è il questore D'Ambrosio, il quale, e vi sono filmati che lo dimostrano, ha alzato le mani nei confronti di una deputata del Movimento 5 Stelle, la Loredana Lupo. Questa è la grande violenza. Oltre alla violenza di quello che abbiamo visto all'interno degli atti, va bene con la tagliola, ieri abbiamo visto anche volare ceffoni, volare le mani alzate, e nessuno che si domanda, il PD per primo, va bene, come mai questa persona fa ancora questore. Io mi domando l'intera assemblea parlamentare perché questa persona è ancora deputato della Repubblica, che si permette di alzare le mani nei confronti di una donna. Sì, scusami, prego, volevo aggiungere anche un dato importante, proprio per farvi capire qual è il muro e qual è l'apertura. Oggi alle 14 è previsto al Senato la giunta per il regolamento, quindi la risposta a tutto quello che è successo ieri alla Camera, che stiamo dando oggi qui al Senato, è la volontà di voler modificare in questo momento il regolamento. Noi siamo per il rispetto delle leggi, per il rispetto dei regolamenti parlamentari, e vogliamo che questi vengano applicati sempre con l'utilizzo anche del buonsenso. Quello che noi cittadini, quindi noi e noi, continuiamo ad avere ogni giorno anche all'interno delle istituzioni, cosa che non riscontriamo nella gestione di questa macchina terribile che è il Parlamento. Quindi questo è il nostro punto di vista, il rispetto delle leggi e il rispetto dei regolamenti. Interviene per l'ASCA Bartolucci. Buongiorno, nelle motivazioni che avete posto per l'impeachment a Napolitano avete messo in rilievo il caso Sallusti. Nelle motivazioni per l'impeachment è stato posto in rilievo il caso Sallusti. Allora, ritenete che sia giusto il mantenimento del carcere per i giornalisti? È un altro discorso, si parlava della grazia concessa dal Presidente della Repubblica per un caso umanitario, e fosse o non fosse giusto, e se ne parlerà nelle sedi opportune, viene violata quella che è il concetto stesso di poter usare un potere non a fini umanitari ma a totale discrezionalità di quello che si ritiene essere in quel momento umanitario o meno. A me dispiace doverlo ricordare, ma noi abbiamo chiesto qui al Senato più e più volte la possibilità di procedere con la mozione di sfiducia ad Anna Maria Cancellieri. Le irregolarità con le quali si porta ogni volta a compimento il proprio ministero o le proprie competenze sono sotto gli occhi di tutti. Il caso Sallusti da parte del Presidente Napolitano, sì, lo riteniamo comunque un'azione grave e che merita di entrare e di far parte di quelle che sono le motivazioni per le quali viene richiesto l'impeachment. Tra le altre cose aggiungo che la Corte Costituzionale, quindi non il Movimento 5 Stelle, ha sancito con una sentenza, la numero 200 del 2006, che l'istituto della grazia da parte del Presidente deve essere utilizzato esclusivamente per mitigare o elidere il trattamento sanzionatorio per eccezionali ragioni umanitarie. Ripongo a voi la domanda, nei casi specifici che abbiamo sottolineato, se queste ragioni umanitarie ci sono o meno. Ci riferiamo esclusivamente a quello. Boris Mantova, Radio Monte Carlo. Buongiorno, anzitutto non ho però capito se siete d'accordo o meno sul carcere per i giornalisti, perché non ha avuto la collega una risposta molto diretta, ma al di là di questo volevo chiedere, temete che, viste le percentuali di consenso e popolarità del presidente Napolitano, questo possa essere un boomerang al di là delle magari giuste intenzioni nell'elettorato del Movimento 5 Stelle? Grazie. Vito Crimi.
Guarda, non temiamo il boomerang, perché non facciamo delle iniziative solo ai fini di ottenere consenso. Questa è una strada che riteniamo di percorrere, perché riteniamo che siano state delle violazioni da parte del presidente Napolitano. Qualunque siano le conseguenze dal punto di vista, chiamiamolo, elettorale, non le abbiamo mai messe in conto, né in questa né in altre nostre azioni. Questo che sia chiaro sempre. Il nostro unico faro, e l'hanno già detto anche gli altri, è il bene, l'interesse comune. Per quanto riguarda la cosa che diceva prima, abbiamo più volte espresso in più occasioni in questi anni una necessità di revisione della parte che riguarda il reato di diffamazione e la sua depenalizzazione. Lo abbiamo espresso in maniera chiara. La nostra posizione è stata espressa sul blog, è stata espressa in parecchi commenti e in parecchie occasioni. Quel caso specifico si riferisce non quindi ai motivi che hanno portato, per i quali occorre una legislazione e sulla quale abbiamo anche fatto delle iniziative, poi i nostri colleghi eventualmente della giustizia, fuori della Commissione Giustizia, potranno anche darvi ulteriori chiarimenti sulle mozioni per la depenalizzazione del reato di diffamazione a mezzo stampa che abbiamo presentato, mozioni, emendamenti e altre iniziative, cosa che ovviamente non viene rimarcata molto dalle altre forze politiche, perché ognuno poi deve cercare di appropriarsi la proprietà di un eventuale risultato in questo senso, sempre ai fini elettorali e non altro. Quindi quella posizione è chiara, ripeto, non ha nulla a che vedere con il caso citato, perché lì si trattava di una legislazione esistente. Tra l'altro è stato detto chiaramente che l'utilizzo della grazia in quel caso è stato proprio per spingere ad una legislazione, quindi è stata anche motivata con l'ingerenza nell'attività legislativa del Parlamento, cioè affinché il Parlamento possa finalmente legiferare su una materia che da tempo, e noi i primi abbiamo detto che bisogna legiferare su quella materia, allora io faccio questo atto che non ha nulla a che vedere, però è stato anche quindi aggravato da una volontaria ingerenza nell'attività legislativa. Accesa. Interviene Paola Zanca per Il Fatto Quotidiano. E dunque, nei mesi scorsi c'era stato un incontro, mi ricordo Beppe Grillo aveva chiesto a Napolitano un incontro, se non sbaglio andrò proprio il senatore Crimi con l'allora capogruppo Lombardi. Siccome molte delle cose che voi sottolineate nella messa in stato d'accusa sono vecchie tra virgolette, cioè non sono successe negli ultimi mesi ma riguardano quindi anche il mandato precedente, mi chiedo cosa è cambiato nel vostro approccio con i rapporti con il Quirinale, cioè perché appunto 6-7 mesi fa avete chiesto possiamo, cioè, ricevici, e oggi invece insomma scegliete la strada della messa in stato d'accusa. E seconda cosa, se visto che sono insomma da tempo che voi annunciate questo provvedimento, se da parte del Quirinale ci sono state delle reazioni, dei contatti nei vostri confronti appunto in vista di questa richiesta. Quanto riguarda la prima parte, noi abbiamo da più tempo sollevato tutte le questioni, e le abbiamo sollevate anche prima di essere movimento e prima di essere in Parlamento, già dai tempi del legittimo impedimento, Lodo Alfano, eravamo in piazza e non eravamo lì come Movimento 5 Stelle, come parlamentari, eravamo lì come cittadini. Ricordo ancora la legge Bavaglio e tutti in piazza in tutta Italia, quindi ci siamo sempre mobilitati in quel senso. Ci aspettavamo un atto di dignità e dimissioni. Questo è quello che ci aspettavamo, quello che ovviamente si aspettano adesso dalla Presidente Boldrini dopo l'azione di ieri. Noi quello che ci aspettavamo in questi casi, si prende tempo perché si dà la possibilità a una persona di uscirne con dignità, almeno uscirne con dignità. Questo non è stato fatto, a quel punto non puoi far altro che procedere con lo stato d'accusa. Dimissioni. Sono state richieste non una, ma tante volte. Dimissioni, un atto di dignità, appunto.
Volevo solo aggiungere una cosa, che dalle statistiche citate dell'80% di fiducia, insomma, a noi risultano statistiche diverse, insomma, pare che la fiducia verso il capo dello Stato sia anche sotto il 50%, quindi abbiamo statistiche diverse, poi ti do le fonti. Intanto Renato De Emanuele per Rai Parlamento. I numeri sono uno scoglio invalicabile ed è di tutta evidenza che all'interno del comitato che valuterà la vostra richiesta il Movimento 5 Stelle è in netta minoranza. E voi come valutate l'ipotesi abbastanza concreta che questa richiesta venga respinta? Grazie. Noi affronteremo il comitato, noi cercheremo di portare avanti il contenuto della messa in stato d'accusa e cercheremo di far capire all'interno del comitato le motivazioni. Lavoreremo da oggi in poi per riuscire veramente a portare al termine questa nostra volontà di poter avere chiarezza su quei punti fondamentali che voi avete visto e che vedete tra poco dell'impeachment. Sarà un lavoro sicuramente importante, un lavoro duro, siamo abituati, abbiamo le capacità sia nostre personali che delle persone che lavorano con noi di intraprendere questo percorso importante e faremo di tutto e tutto il possibile per riuscire veramente a riportare il ruolo del Presidente al centro della vita politica del nostro Paese come ruolo di garanzia costituzionale. Con la piena volontà, come ho fino ad oggi dimostrato in ogni evenienza, come ieri, noi andremo fino in fondo. Il sondaggio è SVG, pubblicato sul Fatto Quotidiano, che parla di un crollo dal 61 al 43%, considerate che normalmente la fiducia verso il capo dello Stato supera l'80%, quindi poi ti do tutti i dati perché ce l'hanno loro. Credo che siamo a termine. Comunque Antonio Bravetti, mi dicono che forse sia andato via, c'è agenzia Dire e poi c'è? No, e poi c'è Ceccato che voleva ancora fare una domanda. Un'altra domanda la volevo fare al capogruppo alla Camera d'Inca. Lei prima ha detto che a Montecitorio state usando State usando tutti i metodi democratici per portare avanti la protesta. A me risulta che diverse parlamentari del PD si siano sentite a tal punto offese da epiteti utilizzati ieri sera in Commissione Giustizia che stamattina presentavano un esposto. E c'è un suo deputato che ha parlato del presidente Napolitano usando l'espressione boia. Lei come capogruppo prende le distanze da queste espressioni e ha avuto modo di confrontarsi con i suoi alla Camera? Ma noi in generale prendiamo sempre le distanze da qualsiasi offesa personale ricevuta oppure cerchiamo di essere e di comportarci in maniera non violenta sia all'interno del processo degli atti fisici che si svolgono all'interno della Camera sia dal punto di vista verbale. Per cui cerchiamo di comportarci secondo questo nostro modo etico, se così posso dire. Vi sono sicuramente stati degli atti convulsi ieri, credo che verificheremo tutti i casi anche all'interno della nostra assemblea e ritengo che in ogni caso ieri vi siano stati degli atti da parte, io ripeto continuamente, da parte del questore D'Ambrosio che hanno provocato delle reazioni successive molto importanti, ma quell'atto è stato di una violenza così inaudita e io anche ieri sera a vederlo su alcune televisioni nazionali mi chiedo in quale maniera oggi ancora non abbiamo ricevuto le dimissioni del questore, non soltanto dalla carica istituzionale che in questo momento lui ricopre, ma da deputato stesso. E per cui ho già dato atto, ho già dato mandato agli uffici preposti di preparare una lettera con cui chiederemo le dimissioni appunto dalla carica di questore del deputato D'Ambrosio e abbiamo la piena volontà di andare fino in fondo anche in questo caso nel chiedere che venga allontanato o io spero per suo desiderio, per sua azione dalla stessa Camera.
L'ultimo intervento, Ilario Lombardo per il secolo XIX. Sì, volevo, siccome Beppe Grillo aveva annunciato che erano due gli studi legali che stavano lavorando alla messa in stato d'accusa del Presidente, volevo sapere se era possibile quali sono questi due studi legali. Allora, l'atto è stato realizzato in collaborazione con diverse persone con competenze specifiche, è nato ed è uscito dal Senato della Repubblica. È nato ed è uscito dal Senato della Repubblica. È un atto che abbiamo noi parlamentari insieme con il nostro legislativo fatto e realizzato. È normale che abbiamo tutti un supporto, ecco, non possiamo essere competenti in tutto, quindi nel caso specifico abbiamo, ecco, avuto il supporto non soltanto di due studi, ma di tante più persone che si sono prestate, ecco, nel dare gratuitamente il loro contributo per la produzione di quest'atto. Grazie, la conferenza è conclusa. Grazie.